Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come utilizzare l'effetto ultra sul green screen, nello specifico per realizzare questo splendido video. Innanzitutto andiamo a fare una nuova sequenza. Qui andrete a settare i parametri a voi più consoni. Nel caso faremo un tutorial su come impostare le sequenze video. Andiamo a importare il nostro video, come vedete, col green screen. Adesso andiamo a selezionare la parte che ci interessa, esattamente questa. Qui tagliamo e andiamo a tagliare qui. Allora, come vedete, questo è il video col green screen, però noi ovviamente vogliamo applicargli uno sfondo, tirar via il verde e adeguarlo alla situazione che più ci piace. Come fare? Andiamo su effetti, ultra, lo applichiamo alla sequenza e qui andiamo a settare il colore praticamente da togliere. E voilà, come vedete ha tolto tutto il verde lasciando lo sfondo neutro. Per vederlo nel dettaglio andiamo appunto a applicare il nostro sfondo dietro e vedete che tutto il verde è venuto via, le ombre sono rimaste e questo è il video. Naturalmente non è molto realistico perché il paesaggio sta fermo mentre il dinosauro cammina, quindi cosa andiamo a fare? Sull'immagine, innanzitutto la zoomiamo un pochino. Dal momento che il dinosauro va cammina in avanti, lo sfondo per forza deve andare verso l'indietro. Quindi noi ci mettiamo a filo dietro dell'immagine, andiamo all'inizio della sequenza, selezioniamo il marcatore. Andiamo alla fine del filmato, spostiamo l'immagine in avanti, come vedete applica un altro marcatore e questo è il risultato. Se noi andiamo a fare play, ecco che si muove. Io prima ho anche rimpicciolito il dinosauro perché mi sembrava troppo grande, quindi possiamo andarlo a rimpicciolire tramite scala, lo posizioniamo un po' più in basso. Come vedete qui sono rimaste queste due linee nere. Per togliere queste due righe andiamo su opacità, selezioniamo il disegno libero, praticamente andiamo a creare una maschera, ci mettiamo nella posizione in cui il dinosauro è più esteso, onde evitare di andare a tagliare parti del filmato. Andiamo a fare una selezione molto rapida del dinosauro, però tenendo conto di non andare a cancellare le ombre perché altrimenti rischierebbe di sembrare più finito di quanto sia. Ecco, vedete, così abbiamo selezionato solamente il dinosauro, queste righe sono venute via. Andiamo a vedere che nulla vada fuori dalla maschera, direi che siamo a posto. E se andiamo a vedere il nostro risultato, eccolo qua.
Bene, questo è quanto riguarda l'effetto ultra. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi sulle pagine Facebook e Instagram che ci sono comunque nei titoli sotto. Vi aspetto a un prossimo tutorial e ciao a tutti!